Buonasera a tutte, tutti, tutto. Questa sera è con noi Michela Murgia, che ringrazio tantissimo per aver accettato l'invito della Rete Donne Transfemminista di Arcigay. Buonasera a tutti e grazie a voi di avermi voluta. Abbiamo davvero voluta fortemente, è stata proprio una scelta molto mirata. Tu non hai bisogno di presentazioni, ma io ci proverò in qualche modo a raccontarti un po' a chi non ti conosce, le pochissime, nessuno qui dentro in questa stanza e in diretta YouTube sul nostro canale. Sei una scrittrice, un intellettuale, una conduttrice radiofonica, drammaturga. Nella vita hai fatto di tutto, questa cosa mi piace sempre ricordarla, so che lo fanno in tanti, però segna un po' anche il tuo percorso. Sei stata insegnante di religione, venditrice di multiproprietà, portinaia di notte, dirigente amministrativa, ma soprattutto, ed è questa la cosa che ci piace di più sottolineare, sei un'attivista femminista che noi amiamo moltissimo. Io personalmente ho nel cuore Accabadora, che davvero mi ha cambiato la vita personalmente. È un libro che mi ha fatto molto, molto riflettere. Tu hai vinto tantissimi premi e recentemente hai avuto un successo incredibile con il libro che poi, da cui abbiamo preso spunto, insomma, per questa serata. Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe per Mondadori. Presentazione utilizzo anche nelle bio DJ comunista. Ah, La bellissimo! chiudo così e via. E Ma come via. ti presentiamo? DJ comunista va bene. Benissimo, benissimo. Cioè, io ho provato ad articolare un po' di più, ma DJ comunista va benissimo. Comunque, quello che volevo dire intanto, perché questo mi corre l'obbligo, insomma, in questo momento che stiamo registrando, quindi dico alle persone di tenere silenziato il microfono e se non vogliono apparire anche il video. È molto importante che ci diamo questa regola in questo momento perché poi dialogheremo con Michela attraverso la chat, quindi ci saranno delle moderatrici che riporteranno i vostri commenti o le vostre domande sostanzialmente. Vi ricordo che la Rete Donne Transfemminista di Arcigay è uno spazio aperto e plurale e che vogliamo portare, ci proviamo almeno in questi laboratori, uno sguardo transfemminista e intersezionale sui temi LGBTQIA+. Detto questo, mi taccio e vado alla primissima domanda per rompere il ghiaccio. Io, Michela, quando stavo pensando a questo laboratorio ieri, ho pensato a quale definizione darei io sostanzialmente alla Morgana, alle Morgane a cui mi fa pensare il tuo libro. Le parole che mi sono venute in mente sono eretiche, erotiche, erranti. E allora la prima domanda che voglio farti è, a partire dalla definizione che ne hai dato tu o che ne vuoi dare oggi, Michela Murgia è una Morgana? E soprattutto, cosa vuol dire essere una Morgana oggi? Ma è chiarissimo che scrivendo un libro come questo, iniziando prima ancora col percorso dei podcast, io e Chiara Tagliaferri volevamo costruire una casa per le donne lasciate senza tetto da tutte le narrazioni edificanti, interessanti, per carità. Non sto criticando in alcun modo tutte le operazioni che hanno rimesso sotto la luce le storie di donne che hanno fatto pezzi di storia e qualche volta anche pezzi molto importanti di storia. Però abbiamo osservato, guardando i vari cataloghi di donne coraggiose, le varie storie della buonanotte per bambini ribelli, che la costruzione di queste vicende rispecchiava lo schema del viaggio dell'eroe. Ed è un po' come quando diciamo nel femminismo che una donna al potere non serve a nulla se non cambi il modello di potere. La stessa cosa vale per la narrazione. Una narrazione sulle donne costruita col calco maschile produce in realtà ancora discriminazione. Questo è il dato da cui noi siamo partite. Volevamo uscire da quella che, con una felice definizione che non abbiamo mai scoperto di chi fosse, ma ce ne siamo appropriate pur dicendo che era una citazione, volevamo uscire dalla sindrome di Ginger Rogers, cioè dall'idea che per superare il fatto che le donne siano state considerate per troppo tempo inferiori, bisognasse dire che le donne in realtà degli uomini sono migliori. Noi non crediamo di essere migliori degli uomini, crediamo di avere il diritto di essere tal quali dal punto di vista morale.
Per cui abbiamo cominciato a cercare le ragazzacce, quelle che non ballavano come Fred Astaire, ma all'indietro e sui tacchi a spillo, ma donne che cambiavano proprio il ritmo della musica. E quindi abbiamo iniziato costruendo le storie dei podcast cercando gente super abrasiva, donne che il sottotitolo era Donne che tua madre non avrebbe approvato. In realtà mia madre le avrebbe approvate tutte, anche la madre di Chiara, però era un modo per giocare con lo stereotipo, disse, tua madre dice le cattive compagnie. Ecco, ragazze che ovunque e da chiunque sarebbero state considerate cattive compagnie, anche da molte femministe, diciamo, che conosco. Non so quante avrebbero considerato Moana Pozzi o Moira Orfei dei modelli di emancipazione. Sono assolutamente d'accordo. A proposito di femministe, le femministe fanno ancora parecchio paura. Di cosa, secondo te, se dovessi dire, del femminismo fa così paura? Ma intanto il fatto che funziona. Se non funzionasse saremmo molto simpatiche, saremmo considerate delle mascotte e ci batterebbero la pacca sulla spalla. Il femminismo sposta continuamente il confine tra quello che le donne possono e quello che non possono fare e lo sposta al loro vantaggio. È un processo il femminismo, non è un'ideologia, ed è un processo che non si è mai fermato e ha saputo cambiare passo, cambiare linguaggio, ha saputo rinnovarsi ed è rimasto efficace. Ci sono stati periodi di rallentamento, periodi in cui è stato necessario introflettere il percorso per acquisire consapevolezze diverse, maggiori, però è un fermento, è un lievito. Infatti non parlo mai di femminismo, parlo sempre di femminismi perché è talmente sfaccettato questo mondo che non è una debolezza. In altri contesti avere visioni diverse nello stesso percorso può essere una fragilità che fa perdere di vista l'orizzonte. Nel caso del femminismo, avere prospettive, avere sguardi, avere anche, cioè, ci rende più forti, non più deboli. Quindi quando mi dicono, ah, ma perché non vi unite? Ma perché? No, cioè, funziona così. Quando devi affrontare una cosa come il patriarcato, che è tentacolare, ti servono 13 spade diverse, una corta, una lunga, una scimitarra, una katana, ciascuno impugna la propria e forse in questo modo ce la si fa. Un'altra domanda che volevo farti riguarda invece proprio una cosa che sento dire spesso, ultimamente soprattutto a un certo tipo di uomini, il potere delle donne. Voi avete un potere incredibile, lo dicono soprattutto quegli uomini che non si mettono in discussione rispetto al privilegio che incarnano per il solo fatto di essere nati uomini. Secondo te esiste nella realtà questo potere? Ma se esiste, che tipo di potere è? Non è un potere dominante, è un altro tipo di potere, secondo me. Non ho paura della parola potere. E perché? Perché vengo da una formazione cattolica dove invece della parola potere sia una grande paura. Non la si vuole pronunciare. Bisogna riconoscere di averlo un potere e l'abbiamo tutti, non parlo di potere femminile, parlo proprio di potere come bene comune. Significa avere la possibilità, la capacità di spostare un pochino la propria realtà. Le donne questa cosa qua nel DNA non ce l'hanno in misura maggiore a quella di chiunque altro, però per ragioni storiche che conosciamo, che sono le ragioni storiche dell'emarginazione, quindi tutte le comunità, tutte le frange sociali che hanno vissuto ai margini rispetto ai modelli dominanti, sanno di cosa sto parlando. Per ragioni storiche hanno acquisito una competenza di organizzazione del potere che rende, se vuoi, più capaci, più versate a essere potenti insieme piuttosto che gli uni contro gli altri, le une contro le altre. Però alla base di questa cosa qua, cioè questa competenza che noi abbiamo e che ci trasferiamo continuamente, perché tuttora le donne sono comunque nella fascia esterna rispetto al modello riconosciuto, al modello muscolare, che appunto è ancora quello maschile. Se noi riconosciamo questo potere, bisogna decidere di utilizzarlo come metodo.
perché è anche possibile prendere l'altro modello di potere e dire, sai che c'è? Che se questo mondo è regolato in modo muscolare, ma perché io non devo essere muscolare? Se questo mondo è regolato in modo gerarchico anziché in rete, nella gerarchia io voglio stare sopra, non sotto. E quindi tu ti ritrovi all'interno dei sistemi patriarcali, da qualche parte sempre qualche donna, che però non fa la differenza per le donne, fa l'uguaglianza con i maschi, che è una cosa tra le più dannose per il percorso di emancipazione di tutte. Poi è vero che se c'è una cosa che le Morgane hanno in comune, e secondo noi è una fragilità questa, è il fatto che nessuna delle Morgane che abbiamo scelto, né nel podcast né nel libro, ha mai ragionato in termini di rete con le altre donne. Sono tutte figlie uniche e tutte orfane queste donne qua. Eh sì, anche questa è una cosa che la dice lunga, insomma, sull'approccio che avete scelto. Ti chiedo una cosa un po' provocatoria. Secondo te perché tolleriamo meglio, giustifichiamo di più il successo delle donne quando è accompagnato, che ne so, da sofferenza, da rinunce, da sacrifici? Cioè io la sento un po' questa fregatura della sublimazione, non so. Per cui più le donne provano colpa e vergogna, più si pentono, non so come dire, più sono venerate come madri, mogli. Questo è un retaggio, mi dispiace dirlo, ma è un retaggio cattolico questo. Nel senso che c'è una condanna nella Genesi molto chiara, partorirai, cioè genererai, metterai al mondo, darai la vita, ma con dolore. Quindi questa cosa di essere mater dolorose non comincia con la croce, comincia molto prima con Eva. E l'idea che ci dobbiamo scusare di essere brillanti, che ci dobbiamo scusare di essere cioè devi avere un'infanzia sofferta per poter essere riconosciuta come una donna di successo rispettabile, perché si deve poter raccontare di te la parabola del riscatto. Se invece appari subito come una creatura forte che parte da posizioni forti, il fatto che tu sia una donna, l'abbinamento donna-forza spaventa moltissimo. Per esempio, noi l'abbiamo osservato questo. Sai qual è in assoluto la nostra Morgana meno ascoltata sul podcast? Perché noi abbiamo tutte le classifiche dei download di ogni singola puntata. Allora, la meno ascoltata è Zaha Hadid. Ah, accidenti. Perché, a differenza di tutte le altre Morgane, non ha un'infanzia tragica da cui riscattarsi. Non ha, ecco, tutte scrivono l'architetta, esattamente, proprio lei. Non ha un'infanzia tragica da cui riscattarsi, non ha storie di violenza alle spalle con cui puoi empatizzare. È figlia di un'alta borghesia che le ha fatto fare esattamente quello che voleva fare. Un carattere che definire abrasivo è poco, cioè una stronza cementizia. Non si può talmente ostile, percepita in modo talmente ostile che quando è morta al suo funerale c'erano solo i dipendenti, cioè una creatura veramente poco amabile. E io ho preteso di inserirla questa rispetto a Chiara. Noi abbiamo una dialettica molto dura anche sulle Morgane che poi decidiamo di raccontare, e Chiara non la voleva. Io dicevo, io so perché non la vuoi, perché non riesci a perdonarla, cioè non ha un punto di debolezza a cui tu ti puoi aggrappare per dire, vabbè, ma è una sopravvissuta. Questa non è una sopravvissuta, questa è nata vincente. Dobbiamo smetterla di pensare che le donne per meritarsi il successo debbano prima passare per qualche inferno. Non è detto, siamo chiamate a essere felici, forti, realizzate e noi stesse esattamente come gli uomini. Quindi non capisco per quale ragione uno può partire ed essere golden boy e invece una deve partire ed essere sfiga girl. Insomma, possiamo arrivare a realizzare i nostri obiettivi senza necessariamente farlo in ginocchio sui ceci. Io adesso devo aprire un paio di argomenti scomodi per la comunità LGBT e non solo. La deriva TERF di un certo femminismo, quindi questo è il primo tema di un certo lesbismo. E io però su questo volevo dire una cosa, non so se
e volevo condividerla con te intanto. Intanto io ho avuto la sensazione che... Aspetta, qualcuno mi ha scritto questo vale per tutti, non solo per le donne, ha perfettamente ragione. Tant'è vero che appunto Tosca Cellini dice come mai la scelta di mettere un Morgano, proprio perché vale per tutti, perché come forma di gratitudine nei confronti di Stephen King in quel caso, ma l'avevamo già fatto in realtà con le donne di Game of Thrones, relativamente a Martin, nel senso che non esistono solo le donne che abbiamo incontrato, esistono anche le donne che abbiamo immaginato e che abbiamo conosciuto, che hanno costituito il nostro immaginario, cioè ci hanno fornito quelle chiavi di lettura del femminile e del maschile che non avevamo dentro la nostra cultura. Quindi raccontare Stephen King voleva dire raccontare le donne di Stephen King, raccontare un uomo che è capace di pensare delle donne che sono forti senza spaventarlo, oppure che lo spaventano senza essere stronze. Diciamo, l'idea che chiunque possa essere quello che desidera realizzare è vero per tutti. È più vero per chi quelle possibilità le ha in misura inferiore, quindi le donne o gli uomini che non aderiscono al modello maschile, muscolare, patriarcale, etero, bianco e upper class. C'è qualche domanda anche per caso dal canale YouTube? Chiedo a Francesca e Antonio lì che volete sottoporci, perché qui più o meno, a parte qualche osservazione che abbiamo... Per il momento sono in religioso ascolto. Bene. No, io torno un attimo sulla domanda sul femminismo trans escludente. Intanto credo che qualche giorno fa Judith Butler abbia chiarito cosa si intende per col termine radicale, quindi definirlo un femminismo radicale è anche forse un po' fuorviante. Però la domanda che voglio farti è questa. Molto spesso al femminismo radicale è associato proprio questo pensiero che, per cui esistono delle donne che possono decidere qual è la quintessenza, mi viene a dire, dell'essere donne. Cioè, questa parte di femminismo e buona parte e una parte del lesbismo sostiene che esistano appunto donne più autentiche, più vere, più donne di altre. Quindi donne con la vagina rispetto a donne che non ce l'hanno. Ed è lo stesso mondo che rifiuta la gestazione per altre e per altre di cui abbiamo parlato prima. Ti chiedo, rispetto a questi due grandi temi, intanto cosa pensi? E poi che cosa è successo per cui il pensiero si è un po' deformata la rappresentazione di un concetto fondamentale dei femminismi, che è l'autodeterminazione, ed è diventato così difficile portare anche alle sue estreme conseguenze una pratica così importante e così fondante dei femminismi come l'autodeterminazione? Allora, le mie posizioni sono note in merito, però sono anche fonte di dolore nelle relazioni, perché naturalmente ci sono donne con cui ho fatto importanti pezzi di percorso nel mio femminismo, e con le quali invece in questo momento mi trovo in divergenza, in alcuni casi anche in chiusura. Perché mi accorgo che ci sono alcuni temi su cui non si vuole neanche accettare l'ipotesi della negoziazione, c'è proprio una chiusura prioristica. Questa cosa io l'ho sperimentata prima sulla questione della gestazione per altri e adesso invece la sto misurando tantissimo sulla transfobia di un certo femminismo. È chiaro che c'è una mistica del corpo dietro. È una mistica del corpo, è una mistica di quel naturale che ci ha tenute schiave per un tempo infinito e mi sembra veramente surreale doverlo spiegare io a donne che sono femministe da 20 anni prima che io nascessi. Quindi a volte mi domando se sia questo tentativo di fare i salmoni e risalire la corrente fino alla sorgente, mi domando se abbia un senso, perché probabilmente è molto più giusto pensare che le interlocutrici, gli interlocutori di queste consapevolezze abbiano 20 anni in meno di noi, non 20 anni in più. Quindi forse bisogna guardare in avanti piuttosto che cercare di spostare posizioni che sono evidentemente cristallizzate. La matrice
del pregiudizio, perché è un pregiudizio, non è, non, io percepisco che non c'è un vero ragionamento dietro, perché è talmente facile smontarlo che mi offende persino trovarmi a volte nella condizione di schiacciare palle facili nei confronti di persone che hanno prodotto un'elaborazione complessa su tutt'altri temi, su altri ambiti. Quindi io ti rispondo con imbarazzo, perché ho in mente i nomi, ho in mente le facce, e dico, ma che caspita ti è preso? Ma che cosa hai bevuto? Ma com'è che a un certo punto ti sei spostata da quella che era la libertà e l'autodeterminazione? Il corpo era una materia che potevamo plasmare e adesso improvvisamente è diventata la gabbia da cui non possiamo uscire. Credo che il pensiero laterale che ha condotto a questa chiusura sia il fatto che in un momento in cui la maternità praticamente non la pratica più nessuno, venga percepita come un potere. Ed è un potere perché i maschi la vogliono. E se i maschi la vogliono è un potere, non glielo dobbiamo dare. Quindi il ragionamento è di pancia, non è un ragionamento di testa, fatto anche da donne che con la testa hanno costruito il loro profilo e il loro percorso. Quando mi dicono non posso riconoscere una trans dentro il femminismo perché le manca l'esperienza del corpo, intanto questo vuol dire negare il fatto che una si trovi dentro un corpo che non è il suo, cioè non, vuol dire che tu non credi al fatto che qualcuno possa nascere in un corpo che non le appartiene, e questo vuol dire anche negare, se vuoi, il percorso che ha fatto la scienza fino a questo momento. Per proteggere la tua ideologia tu devi dire che quella persona a un certo punto si è invaghita del femminile e ha deciso di assumerlo, come nel rapporto tra culture in dislivello si assume il simbolo della cultura di un altro, quindi con un'appropriazione indebita, un'appropriazione simbolica del patrimonio che non ti appartiene. Ecco, penso che questo pensiero sia violento e sia pregiudiziale proprio in partenza, e chi si pone in questi termini, per un po' ci ho discusso, adesso non ci discuto più, ho perso la pazienza. Perché mi rendo conto che è una posizione che non deriva da un dato razionale. L'altra questione riguarda proprio l'esperienza del corpo. Cioè, è vero che le donne nate nel corpo femminile hanno vissuto un'esperienza di congiunzione tra la propria percezione e la propria carne, però è anche vero che ciascuna di noi lo ha fatto in modo radicalmente diverso. Cioè, in questo anche il rapporto tra me e Chiara, io e Chiara Tagliaferri mettiamo spesso in scena la nostra relazione di amiche, di sorellanza, perché i nostri corpi, e le raccontiamo, dicono che non mi vedono, ragazzi, non so che dire, deve essere sovraccarica la stanza. No, adesso io ti vedevo ferma, adesso invece sì. Ti vedo che sei ripartita. È un problema. Il nostro corpo non soltanto è diverso, io peso 70 kg, sono piccola e nera e ho un rapporto col mio corpo forte, potente, mi sono sempre sentita bellissima e vivo come un'esperienza del tutto surrealista il fatto che di essere oggetto di body shaming. Chiara, al contrario, è alta, magra, rispetto ai canoni che sono quelli della bellezza delle fotomodelle, è bionda e si sente orribile, si è sempre sentita bruttissima, quindi abbiamo questa esperienza a contrasto rispetto ai canoni, ma contraddittoria tra di noi anche. Quindi ogni volta diciamo, ok, l'esperienza del corpo femminile, ma quale corpo? Non esiste il corpo mistico femminile, ciascuna ha il proprio, e il proprio cambia. Il mio corpo di donna di 47 anni non è il mio corpo di donna di 20, di 14, di 30, quindi anche questa cosa di dire manca l'esperienza del corpo alla trans è una cazzata, cioè perché la devi dire? Stai misticizzando una questione che ha a che fare con il relativo, con il transeunte. Non te lo permetto di utilizzare la carne del mio corpo per costruire la gabbia per qualcun altro, una gabbia dove quella persona tra l'altro viene lasciata fuori. Cioè tu stai utilizzando la scusa del corpo collettivo. Non esiste un corpo collettivo, io ho il mio non è il tuo. E già solo su questo piano
ti dicono, vabbè, ma tu hai l'utero e l'esperienza dell'utero è un'esperienza, e soprattutto il fatto di aver avuto un corpo femminile ti ha esposto a una discriminazione che ha costruito la tua consapevolezza. Sì, ok, questa è la mia esperienza, ma l'esperienza di una donna trans è un'esperienza comunque di discriminazione, perché è l'esperienza di una persona imprigionata in una carne che non riconosce. Quindi la sua esperienza io non la posso fare mia, non me ne posso appropriare. Alla fine di tutto, come non servo io per dire che l'essere donna è un dato essenzialmente culturale per quel che mi riguarda, e non potrebbe non essere così, perché se mettiamo in discussione questo, torniamo veramente a farci decidere dalla natura. E credevo che questo passaggio l'avessimo ampiamente superato. Hai parlato di mistica del corpo, io parlo anche di fascinazione di quel sacro materno, per cui maternità e gestazione sono due esperienze Ogni, se sempre vai in... così nello specifico, mi tocca fare nomi e mi perdo. Allora ti dico, lasciamo fuori Luisa Muraro da questa Va discussione. bene, mi piace la tua schiettezza, mi piace. Però su una cosa ti devo pungolare, la questione economica in questa faccenda della GPA Enorme. è una questione dirimente, purtroppo. Enorme. È enorme perché, però io la vorrei osservare da un altro punto di vista. Cioè, possiamo parlare del diritto delle donne di mettere in vendita la propria capacità riproduttiva, non i propri figli, come invece è la retorica a cui siamo abituati. Allora, da questo punto di vista, secondo te esistono, è possibile per le donne vivere la gestazione senza questa appunto intenzione di essere madri? Ed è possibile farlo dietro compenso? Cioè, come possiamo inquadrare diversamente una scelta del genere? So se mi senti, perché ora ti sento bloccata io. Mi senti? Mi sentite? Mi sentite? Sì, ti Sì. sentiamo. Ok, Problema di rete. forse Michela non mi ha sentito o sta cercando di rispondere e non riesce. Forse Michela è uscita in questo momento. Sì, probabilmente è uscita un attimo perché è caduta la linea. Intanto penso che la rete sia un po' sovraccarica, quindi se tutti i partecipanti possono disattivare Ecco, la scusatemi, è webcam, se... morto internet, quindi ho riattivato. Riprendi la domanda, scusami. Ah, ecco perché non c'eravamo. Non c'era. Allora, dicevo, la questione economica è uno dei punti, diciamo, un po' Sì. dirimenti della questione. Intanto dovremmo parlare, secondo me, utilizzo un linguaggio un po' crudo, del diritto delle donne di mettere in vendita la propria capacità riproduttiva, quindi non di vendere i figli, perché questa è un po' la narrazione che Non sentiamo lo devi dire. spiegare a me, io sono Esatto. assolutamente su questa linea. Però ti La chiedo. maternità è una performance da quel punto di vista. Esatto. E allora la domanda è, perché è un po', diciamo, le donne possono secondo te davvero vivere la gestazione? Perché questa è una domanda che è venuta anche ieri e te la ripropongo così, senza avere l'intenzione di assumersi la responsabilità della maternità e farlo dietro compenso. Cioè questo è un problema che da un punto di vista, etico, quindi non moralistico, voglio dire, come possiamo affrontarlo? Come possiamo leggerlo? Allora, sono tante le fattispecie. Ti rispondo partendo dalla riflessione che ho fatto a suo tempo su questo. Ormai sono passati 5 anni, ma continuo a rimuginare, sempre con l'idea di approfondire e scriverci sopra qualcosa di più consistente. Chiaramente si tratta di una questione di classe. Pochissimi sono i casi in cui una donna può decidere di farlo per un'amica, talmente pochi che non entrano nella discussione, tant'è vero che nessuno discute la libertà di fare una cosa del genere, a parte le oltranziste che discuterebbero tutto, però non è importante, non stiamo discutendo di me che lo faccio per mia sorella. Stiamo discutendo di donne che decidono appunto di vivere la gestazione come una performance. Sono donne che sono in una condizione di dislivello più o meno forte dal punto di vista economico. Però questa cosa, per chi
si approccia a, come genitore desiderante, come genitore di intenzione, questa cosa purtroppo è vera anche quando adotti. Cioè non è che l'adozione sia alla portata dell'operaio che prende 1000 euro al mese. Cioè anche se non ricorri alla gestazione per altri, quando adotti, fai un'adozione internazionale, fai un'adozione anche nazionale, comunque devi dimostrare di avere una capacità di reddito che non è assolutamente quella di una persona normale, devi avere più soldi di quelli che ha una persona normalmente. Quindi la questione di classe, quando ci sono di mezzo i figli, anche per fare figli in teoria, cioè se tu fai figli volontariamente è perché ritieni di avere abbastanza denaro per poterli mantenere. Molte donne in condizioni di precariato non fanno i figli e quindi rinunciano all'esperienza della propria maternità perché non hanno abbastanza reddito per mantenerli, o non hanno abbastanza sicurezza di reddito per garantire una continuità. Quindi la questione del denaro è una questione che nella maternità e nella gestazione è sempre presente. Trattare la gestazione per altri come se fosse il luogo in cui emerge la questione economica e tutte le altre invece siano solo questione di cuore, di amore e di desiderio, è una stronzata, è una stronzata. Infice il discorso, fare figli richiede sempre soldi. E questo è un primo passaggio, che non è meno, tutte quelle che dicono, io sono a favore, di una normativa sulla gestazione per altri, perché la ritengo possibile, praticabile e per certi versi anche persino auspicabile. In alcuni casi certamente auspicabile. Tengo conto di questo dislivello di potere come ne tengo conto, per la donna che viene magari a pulirmi casa e viene dall'est e ha lasciato i suoi figli in Romania per venire a pulire i miei pavimenti e a fare i miei panni. Sto facendo un esempio perché io non ho una persona che lavora per me, però se mia madre sta male, io ho una badante e sarò costretta a prenderla perché mia madre sta giù in Sardegna e quella donna lascerà la sua famiglia, la sua terra, la sua cultura per venire ad accudire mia madre. Cioè, voglio dire, quegli anni che lei sta sacrificando per questo lavoro, sono gli anni in cui non cresce i suoi figli. Il fenomeno degli orfani bianchi è ampiamente investigato, è ampiamente, cioè, che danno faccia a questo trasloco d'anima per motivi di denaro, li conosciamo. Eppure non c'è mai stato un dibattito su quanta vita rubiamo alle badanti, quanta vita, quanti ragazzini stiamo lasciando orfani perché ci compriamo le loro madri per accudire i nostri figli e i nostri vecchi. Ecco, sembra che l'elemento etico venga fuori sempre e soltanto quando si parla di gestazione per altri. Questo significa che è un elemento, defocalizzante, non è il cuore della questione per chi si oppone. Rimane il cuore della questione per chi invece è a favore. Cioè, noi non possiamo eluderlo quel tema proprio perché l'approccio è fortemente etico. Sono a favore, ma non posso fare finta che la questione non sia di classe. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono un paio di domande, te le giro. Allora, a parte le proposte di matrimonio, che quelle le lasciavo lì. Ho già dato, insomma, attento. Allora, questo è un po' personale. Poc'anzi hai detto che tu vieni da una formazione cattolica. Come convivono insieme queste due realtà in te? Femminismo e formazione cattolica? L'ideale, l'ideale. Il femminismo, come dire, prospera negli angoli e nei luoghi in cui può fare attrito, nel senso che non serve essere femministi in un contesto dove tutti ti riconoscono e dove tutti ti accettano e danno valore a quello che sei, così come meriti di averlo. La Chiesa Cattolica in particolare è un luogo in cui il femminismo può fare la lama, può fare il filo alla lama della propria spada in una maniera eccellente, anche perché io non vengo da una scuola laica di femminismo, paradossalmente vengo da una scuola di femministe religiose.
la mia maestra in questo, Marinella Perroni, che per tanti anni, Marinella Perroni, ma anche le teologhe del coordinamento delle teologhe italiane, e quello è un nucleo, ragazzi, è una cellula dei combattenti che altro che libreria delle donne, con tutto il rispetto, però io lì dentro veramente ho imparato a parlare di tutto, anche di temi di cui stiamo parlando adesso, senza incontrare mai un filtro. Teresa Forcades è sicuramente un esempio, io vedo i commenti che salgono. Teresa è assolutamente contraria, per esempio, alla GPA, e abbiamo avuto pesanti discussioni su questo. Io con lei mi sono confrontata molte volte, perché per altre cose invece siamo d'accordo, però su questo non riusciamo a trovare un punto. Credo che questa divergenza sia sana, perché la parte più oltranzista, che è disposta a stare dentro la dialettica, quella che non firma appelli per la messa al bando interplanetaria della GPA, per intenderci, quella che è disposta a negoziare dialetticamente la questione, è quella che alla fine otterrà la parte un po' più dura, più della legislazione che ci sarà, perché ci sarà. Non è possibile lasciare senza norma quella roba, perché se tu normi puoi far valere un'etica, se tu non normi varrà soltanto il denaro. E a quel punto, visto che lo stanno già facendo, voglio un sistema che impedisca al denaro di essere l'unico parametro con cui si fa la scelta della GPA. Carlotta chiede, parlando di femministe religiose, cosa pensa delle femministe islamiche? Che non ne so assolutamente niente, e quindi non risponderò su questo, perché è un mondo per me del tutto ignoto. E Albalisa dice, nell'ultimo capitolo del tuo L'inferno è una buona memoria, tu poni al centro dell'analisi che ti appresti a fare la parola nebbia, e dunque la nebbia che cancella la consapevolezza più che la memoria. Nebbia, tu scrivi metafora della distanza tra sé e la coscienza del mondo. Sì. E allora, per tornare al senso del titolo di questo nostro laboratorio, essere Morgane oggi significa saper colmare questa distanza, e in altre parole non rinunciare al rischio di agire, non vedo queste nebbie? Sì. Questa è una domanda complessa, perché in quel capitolo io faccio un parallelo tra le nebbie di Avalon, che sono appunto il modo in cui le donne di Avalon si salvano, alzando una cortina che le protegge dal mondo maschile armato, dal mondo del ferro. Ed è una visione, quella di Marion Zimmer Bradley, è sicuramente una visione conservatrice, cioè è una visione separatista anche. Lo contrappongo, quel discorso sulla nebbia, a un altro libro dove si utilizza la nebbia come metafora dell'oblio che salva, però in modo diverso. E il libro è Il gigante sepolto di Kazuo Ishiguro. In entrambi i casi la nebbia, che a me piace molto come elemento metaforico, da un lato nasconde e quindi nega, ma nel momento in cui nasconde protegge anche, cioè c'è una parte, è come se entrambi loro, sia l'autrice che l'autore, dei due romanzi diversissimi, probabilmente Ishiguro non ha mai letto Marion Zimmer Bradley, quindi non li metto in relazione io dentro di me, perché dentro di me quei due immaginari abitano. Però credo che entrambi stiano dicendo che una parte del potere deve restare occulto. Una parte del potere deve restare nascosto, carsico, perché questo abbassa il livello di conflitto e quindi consente di fare più battaglie, e soprattutto non opprimono le sue ferite. Penso, per esempio, quando il femminismo è esploso negli anni 70, si è rivolto contemporaneamente a due donne della mia famiglia, sia mia nonna che mia madre. Mia madre era pronta ad accoglierlo nella sua interezza, mia nonna non tanto, perché era cattolica, e il femminismo della prima ondata doveva essere critico con tutte le strutture che reggevano il patriarcato, critico fino alla violenza, e quindi doveva essere necessariamente anticlericale. E mia nonna non era disposta a negoziare tra la sua libertà e la sua fede, cioè poteva fare una sola rivoluzione per volta, tutte e due insieme non le poteva fare. E questo significa che
quel movimento che è entrato nella storia in maniera così chiara, scintillante, non nebbiosa, ha comunque segnato una ferita. Una generazione è stata esclusa dalla rivoluzione femminista ed era quella che aveva più da perdere dal ribaltamento dei tavoli. Questo discorso sulla nebbia può continuare all'infinito, però penso che secondo me ci sono altre domande. Però... Sì, c'è Michele che dice, è etico scegliere la gestazione per altri quando c'è la possibilità di poter adottare? Dai, ancora questa migliore domanda, devo ancora farci. È etico mettere al mondo un figlio mentre siamo sovrappopolati, abbiamo il problema del clima, abbiamo il è etico quando ci sono così tanti bambini senza genitori? Cioè, se la domanda è quanto è etico e quanto non è etico, allora nessuno deve fare figli e tutti dobbiamo adottare i bambini che sono negli orfanotrofi. Tutti. Egoista chi procrea. Questo è il punto. Se il piano è quello etico, dobbiamo portare il discorso fino alle estreme conseguenze. Nessuno faccia più figli, perché in questo momento è irresponsabile. L'atto peggiore che puoi fare, il più impattante sull'emergenza climatica, è mettere al mondo un bambino. Prendi un bambino che c'è già. Naturalmente nessun genitore, tra virgolette, naturale, biologico, ti direbbe, ma non è la stessa cosa. Allora, se non è la stessa cosa per un genitore biologico, perché dovrebbe esserlo per un genitore, di intenzione in una GPA? Io condivido. Allora, visto che non vedo altre domande per il momento qui, non so se ce ne sono altre su YouTube. Intanto ti chiedo una cosa io. In questo periodo di emergenza sanitaria, io ho fatto caso che tornano un po' in auge i temi dibattuti e da sempre attraversati dai femminismi, il corpo, la cura, il linguaggio. In particolare, sulla cura vorrei fare una riflessione insieme a te. È sempre stata considerata un po', lo dicevamo prima, un destino costruito, no? Dentro questo ordine patriarcale che conosciamo bene, gerarchico, eccetera, quindi come qualcosa di connaturato, no? Di naturale, quindi immutabile per il fatto stesso di essere donne. Poi però il femminismo questa parola l'ha un po' riabilitata, no? Come è successo anche a noi che abbiamo riabilitato alcune parole che utilizziamo nella nostra comunità e quindi è meno scomoda e meno controversa. Però è possibile secondo te andare ancora più avanti e pensare che si passi dallo scarsissimo riconoscimento in questo momento del lavoro di cura come al lavoro di cura come modello invece, come modello di nuove relazioni politiche, quindi come modello anche di governance. Sì, ma io non ho niente contro la cura, se la cura non è il destino che hanno deciso altri per me. E nel momento in cui è un metodo che possiamo assumere, una postura gli uni verso gli altri, che gli uni verso le altre che possiamo assumere tutti indistintamente, e non è più la gabbia dentro cui il patriarcato mi vuole rinchiudere, io non ho alcun problema. Personalmente, come dire, esercito il metodo della cura, ho scelto di non farlo in ambito familiare, quindi io non ho messo al mondo figli, li ho solo adottati. Ho scelto di non avere animali domestici perché non, cioè, ho preso proprio decisioni che escludevano l'esercizio obbligante, quotidiano e standard della cura, proprio perché rimanesse una scelta di metodo esercitata consapevolmente come strumento politico, per cui per me la cura è la capacità di guardare quello che in quel momento ha necessità di un sostegno. Per mia sensibilità questa cosa si traduce proprio in posizioni politiche, ma bisogna stare attenti perché cose di questo genere portano a farti diventare il ministro della famiglia e mai quello delle forze armate. L'idea che la cura sia, cioè diventi il ministro per l'assessore alle pari opportunità, non diventi l'assessore al bilancio, non so come dire. L'idea che la cura si esprima col prendersi cura, nel senso proprio di rispondere, cioè di portarsi un peso sopra e di solito il peso di qualcun altro, ecco, quella cosa ci ributta dentro l'emarginazione, dentro la gabbia, cioè l'espressione di una maternità sociale, laddove anche hai scelto di non viverla in termini familiari, è un tentativo di declinarci di nuovo
nuovo dentro al contesto della madre. Si parte dalla piccola madre, si arriva alla grande madre, ma sempre nel materno siamo. Tra l'altro questa cosa la trovo offensiva nei confronti degli uomini in modo veramente determinante, cioè non... Ogni volta che il femminile viene descritto come il genere della cura, va da sé che il maschile è il genere, sia il genere dell'incuria. Io non so a quanti uomini possa piacere sentirsi definire non curanti, persone insensibili che non sanno prendersi il carico del peso degli altri. Non penso che possa essere una modalità, ma solamente se non è vissuta individualmente. Se la cura è esercitata in modo collettivo, non schiaccia nessuno. Se invece ricade su una categoria o addirittura su singole persone, diventa una condanna. E io non l'auguro a nessuno, certamente per me non la voglio. Chiara fa una domanda che avrei voluto farti anch'io. Mi domando come mai la realizzazione di una sorellanza, che sarebbe assolutamente auspicabile, sia ancora così lontana, almeno secondo la mia percezione. Lei pensa soprattutto a episodi di body shaming, le donne, insomma, di situazioni in cui le donne non sono proprio solidali tra loro. Le donne che hanno sposato il patriarcato non sono nostre sorelle. Sono sorelle dei maschilisti, evidentemente. E faranno la fine che fanno tutte le sorelle dei maschilisti, perché il maschilista rispetta solo la propria di sorella, mai quelle degli altri. La sorellanza, io credo invece che esista, cioè io non l'ho scoperta tardi nella vita, però l'ho scoperta forse quando anch'io avevo una pienezza di maturità che mi consentiva di approcciarmi alle altre donne fuori dalle logiche o competitive o manipolative che impariamo tutte nei primi, più o meno nei primi 6 anni di vita, poi passiamo il resto della vita a praticarla quella roba. A un certo punto decidi che quella può non essere l'unica modalità con cui ti rapporti agli altri, e allora lì comincia tutto un altro percorso. Però in generale io ho trovato molte donne sul mio cammino e la sorellanza me l'hanno insegnata loro, perché spontaneamente non sarei stata capace di capire come esercitarla. Molte donne mi hanno mostrato che si poteva stare in relazioni con altre donne senza essere competitive, senza essere giudicanti, senza essere anche essendo, senza avere pregiudizi positivi anche, nel senso che non è che io non sono libera di dire che Giorgia Meloni è una stronza o che fa stronzate perché altrimenti violo la sorellanza. No, perché io mio fratello di sangue, mio fratello cristiano, quando fa una stronzata glielo dico. E non penso che questa cosa leda il nostro legame, tutt'altro. Quindi che la sorellanza debba sempre esprimersi in forma solidale verso qualunque posizione è un enorme fraintendimento. Infatti mi capita spesso di sentire donne di posizioni ideologiche completamente diverse dalle mie, che io magari critico, e il loro argomento è alla faccia della solidarietà femminile. Non è che io sono solidale al tuo utero, io non ho questo, io ho il rispetto per te come persona, per cui non eserciterò su di te le armi che il patriarcato esercita, ma non significa che qualunque cosa tu farai io sarò d'accordo. Tutt'altro, se non sarò d'accordo, è forma di alto rispetto dirtelo, esattamente come lo direi a chiunque altro. Credo che le donne che nascono oggi abbiano una fortuna enorme, perché vedo un femminismo molto più capace di sorellanza di quanto non lo sia stato il femminismo delle nostre madri nei nostri confronti. Io faccio pezzi importanti di cammino con donne che hanno 20, 25, in alcuni casi anche 30 anni meno di me. Questa fortuna non l'ho avuta nel femminismo tradizionale, l'ho trovato molto giudicante nei miei confronti, nei confronti del mio percorso, della mia generazione. Serena dice le Conti utilizzano gli stessi strumenti di alcune femministe che alcuni femministe radicali avrebbero avuto, come ricorrere alla chirurgia plastica, manipolare i corpi per renderli telegenici e conformi a standard estetici proposti dal patriarcato. Però poi lei dice giustamente che le narrazioni non sono mai giudicanti di queste Morgane, quindi... Non sono giudicanti, noi li abbiamo... quando abbiamo dovuto prendere... Cher, per esempio, eravamo perfettamente concordi, ho detto dobbiamo prendere questa, e anche ha detto certo che dobbiamo prendere questa, la dobbiamo prendere esattamente per la ragione per cui nessuno la prenderebbe, cioè il fatto che è totalmente rifatta. Cher, secondo me,
è la quintessenza del discorso che il corpo sia un dato culturale più che naturale. Il fatto che devo poter manipolare la gabbia nel momento in cui quella roba lì o è il potere di qualcun altro o è il mio, cioè la mia consapevolezza del mio corpo, io non lo farei mai perché non sento quell'esigenza, ma se un giorno ne sentissi l'esigenza lo farei e non mi sentirei per questo meno femminista, non mi farei dare lezioni sul mio corpo né dai maschi che mi hanno voluta in un modo o nell'altro, me ne sono sempre sbattuta, né da un certo tipo di femminista che mi dice ah ma dovresti accettarti come sei perché altrimenti aderisci ai canoni del patriarcato. È anche vera una cosa, e questa è una riflessione che avevo inserito in Ave Meri a suo tempo, ma che rimane tuttora vera anche se il libro ha più di 10 anni, ed è la questione che riguarda il riconoscimento sociale, cioè all'interno di un sistema patriarcale come il nostro, la seduzione, la capacità di attrarre il desiderio degli altri è un modo per essere visibili. Esistono molte donne per le quali è l'unico modo per essere visibili, perché sai che se esci dalla fascia luminosa della desiderabilità, per te non c'è un'altra dimensione a cui ascendere, cioè un maschio, a parte che i maschi, come sappiamo, hanno una parabola della desiderabilità molto più lunga della nostra, Sean Connery è cennoto, è rimasto smaterassabile fino a 65 anni, però quando il maschio smette di essere desiderabile, rimane rispettabile e addirittura ascende alla dimensione della saggezza, dell'autorevolezza, cioè non perde nulla. Le donne che arrivano a una certa età e non sono più desiderabili, non sono più considerate desiderabili dal soggetto dominante, semplicemente scompaiono. Per cui si può fare su di loro tutto e si può dire su di loro tutto perché non sono più desiderabili. Ora, davanti a questo baratro di scomparsa, e chi sono io per giudicare una donna che vuole prolungare il cono di luce? Non è che tutte nasciamo per sovvertire il patriarcato, qualcuna nasce anche solo per sopravvivere come può alle regole che trova. Non è che io, perché ho avuto il coraggio di fare alcune battaglie, ho avuto la fortuna di trovarmi accanto donne che mi hanno sostenuto mentre le facevo, devo giudicare quelle che hanno fatto scelte differenti. Se una donna pensa che la strada della chirurgia sia un modo per aumentare, sia un processo di empowerment, nessun problema, nessun problema. Ti dico, ho una figlia di 20 anni, una bellezza stratosferica, una fotomodella nel vero senso della parola, nel senso che fa servizi fotografici per Vogue, è una scelta sua, chiaramente mi ha destabilizzato nel momento in cui ha deciso di farlo e mi destabilizza tutte le volte in cui si guarda allo specchio, io la vedo bellissima e lei si vede grassa e vorrei dirle e prenderla e dirle potrei usare frasi fatte e dire hai introiettato i canoni dello sguardo maschile dentro di te, per cui quando ti guardi allo specchio non sei tu che ti guardi, ma sono tutti gli uomini che hai conosciuto che ti guardano in quello specchio. E vorrei dirle questo, ma la verità è che se a 14 anni, a 16 anni me lo avessero detto, non l'avrei capito. Cioè questa cosa qui è un percorso che tu devi fare anche da sola. Un'acquisizione che poi ti arriva con accanto donne che ti danno l'esempio di libertà rispetto allo sguardo altrui e che ti danno l'esempio di libertà anche quando lo sguardo altrui decidono di assumerlo. Io sono su questa questione assolutamente non giudicante, molto giudicante lo sono invece nei confronti di chi pretende di dettare a un'altra i canoni della sua bellezza o della sua naturalità. Quando sento, si è capito quando sento la parola natura e naturalità? Che ti viene l'allergia, ti viene subito le bolle come a me. Alessandro dal canale YouTube chiede: Michela, pensi che il femminismo sia accolto meglio nell'ambiente gay rispetto a quello dei maschi etero? No. Esatto. Esiste l'ambiente misogino e quello purtroppo omosessuale maschile. L'ho sperimentato molte volte e con le dovute eccezioni che sono
diciamo, individuali, in generale purtroppo il mondo omosessuale è caduto e continua a cadere per certi versi nella misoginia. Per esempio, mai capito io la distinzione attivo-passivo, con tutto il bene che vi si vuole, ma nel momento in cui stabilite cos'è attivo e passivo nel rapporto gay-maschile, state definendo l'intero genere femminile come passivo. e la misoginia che c'è in questa semplice definizione è sufficiente, diciamo, a far capire che ci sono tanti passi da fare nel linguaggio e quindi di conseguenza anche nell'immaginario e nell'azione. Sono assolutamente d'accordo. Posso fare un minuto di applauso su quest'ultima riflessione? No? Devo dire una cosa, che le femministe si sono spese molto per le battaglie LGBT. Molto poco la comunità LGBT si è spesa nelle battaglie femministe, a meno che non fossero tangenti ai suoi obiettivi. E questo è un dolore. Ogni volta che vado in sedi dove posso dirlo, lo dico questo, perché spero sempre che la consapevolezza aumenti, e penso sia, cioè, alla fine alle femministe è molto chiaro, proprio perché c'è dietro un pensiero articolato e pluridecennale, alle femministe è molto chiaro che i gay sono discriminati perché il modello dominante maschile etero li associa al femminile. Quindi in realtà qualunque omosessuale maschio dovrebbe sapere che la battaglia femminista è la sua battaglia. Non è così scontato. Non si capisce perché, infatti, non è afferrata del tutto questa questione, che è centrale, sono d'accordo. Qualcuno scriveva prima, ho visto un messaggio salire, dice: Rita Levi Montalcini è rimasta rispettabile fino alla vecchiaia. Purtroppo no, e io infatti in Ave Mary prendo proprio il suo esempio per dire che non è vero, nel senso che quando il governo Prodi era retto soltanto sul voto di 6 senatori a vita che lo tenevano in piedi, per noi fu molto importante quel governo, perché fu il governo in cui per la prima volta venne presentato un progetto di legge per le unioni, anche per le unioni omosessuali, per le unioni civili in generale, ed erano i Dico, famigerati Dico, che poi non videro la luce, però ci si provò, e venivano da ambito cattolico, quindi erano fortemente limitanti, però c'erano, quindi c'era una volontà di andare in quella direzione. Bene, in quel frangente Prodi fu attaccatissimo perché i Dico furono di fatto la ragione per cui cadde il governo. Ricordo una pagina di Libero, una prima pagina di Libero, in cui quando il governo si salvò per il voto dei senatori, proprio in una delle votazioni in cui c'entravano i Dico, Libero fece una caricatura di Rita Levi Montalcini. I senatori a vita erano 6 e 5 erano maschi. C'era Andreotti, stiamo parlando proprio dei grandi vecchi. O solo una era una donna, era Rita Levi Montalcini. Libero, allora diretto da Feltri, mise Rita Levi Montalcini in copertina, disegnata, nuda, con addosso soltanto un pannolone di quelli da incontinenza, chiuso con una spilla da balia, e il titolo era La dittatura dei pannoloni. Ora, stavamo parlando di una scienziata di fama internazionale, stavamo parlando di una senatrice a vita, di una donna che ha vinto tutti i massimi premi scientifici che circolavano, quindi una donna la cui autorevolezza era indiscutibile, e tuttavia il suo corpo divenne, cioè una vignetta del genere di Andreotti non la si sarebbe mai potuta disegnare, ma neanche immaginare, perché sarebbe rimasta così riguardosa rispetto al corpo del grande vecchio. Irriguardosa, invece su Rita Montalcini quella cosa poteva venir fatta, io non me la dimenticherò mai, perché l'ho vissuta come una violenza di genere, alla donna anziana che era lei e alla donna anziana che sarò io anche, perché lì si vedeva chiaramente che fuori dal tuo ambito,
Sei brillato per la bellezza, la tua bellezza finisce e sei fuori. Sei brillato per i tuoi meriti scientifici, ma in quel momento il tuo ambito è quello politico, lì non hai più protezioni, la tua autorevolezza scientifica non vale, puoi essere trattata come un bersaglio mobile e un pungible. C'è un'altra domanda. Si concilia con la tua visione il bad feminist di Madonna, l'uso del corpo femminile quando gioca col desiderio di chi guarda per guadagnare è condannabile? È uno scendere a patti? Si può rimanere fuori dagli schemi patriarcali facendolo? È meraviglioso perché il percorso personale di Madonna artista è una scuola veramente di crescita di consapevolezza femminista. Tra l'altro è molto nota l'intervista in cui lei a un certo punto dice: io non ero mai stata femminista perché mi sembrava di non, cioè ero la numero uno, tutto quello che toccavo finiva primo in classifica, ero il modello di due generazioni per non dire tre, ero assolutamente era una vincente, quindi io non percepivo la discriminazione. Ho cominciato a rendermi conto della discriminazione quando ho iniziato a invecchiare. Per cui anche il mondo che mi aveva amato pretendeva che io aderissi a un'idea di vecchiaia che non mi corrispondeva, cioè volevano che io invecchiassi dignitosamente, come si dice, no? Quindi la mia dignità però eterodiretta, decisa da qualcun altro, quali dovevano essere i parametri della mia dignità. E Madonna è una donna che sicuramente è diventata femminista tardi, ma che ha permesso a molte donne di diventare femministe presto. Perché non importa quello che sei tu o che vuoi tu, importa quello che fai, il tuo tracciato. Per me a 16 anni, una donna che era capace di dire cosa desiderava, una donna, io la prima volta che ho visto un'immagine di sesso praticato tra i generi, intergenere, era nel libro Sex di Madonna. Quando lei con Naomi Campbell e con l'altra fotomodella, ora non mi viene in mente chi fosse, facevano quei giochi lesbodinamici, lesbo chic. Io non l'avevo mai vista una cosa del genere. Quindi in quel momento lei sicuramente, mentre fa quelle foto, ha uno sguardo maschile in testa e sta mettendo in scena quello che oggi su Pornhub è alla portata di chiunque. Ma per me non era lo sguardo maschile, perché io quel libro lì non l'ho guardato con gli occhi di un uomo, l'ho guardato con gli occhi di una donna che diceva: allora si può avere il coraggio di fare una roba del genere, si può avere il coraggio di fottersene delle convenzioni, del giudizio degli altri, del concetto di brava ragazza, non avere paura di sentirsi giudicate puttane. Cioè il modo con cui lei giocava col concetto di puttana, portando il nome di Madonna, era super detonante, era una rivoluzione. Poi le sue intenzioni non fanno la differenza, erano le mie intenzioni che facevano la differenza quando la guardavo. E credo che questa cosa sia rimasta vera. Oggi Madonna è, secondo me, un forte modello femminista perché, sapendo di essere fuori dal mercato del desiderio, così come ha contribuito anche a costruirlo, pretende ancora, esige ancora di essere se stessa come lei si vede, come vuole essere. Questa cosa è interessante perché anche nella puntata di Morgana che la riguarda, noi abbiamo fatto l'esempio. Bruce Springsteen si veste tale quale a quando aveva 20 anni. Nessuno pensa che lui perda la dignità se va a suonare in jeans o in camicia da boscaiolo. Nessuno pensa che i Rolling Stones siano la caricatura di se stessi. Anzi, accidenti, nell'ultimo live da casa con Lady Gaga hanno fatto un figurone, eppure si conciano esattamente come si conciavano quando erano ragazzi e quello che facevano era il rock and roll della generazione che aveva 20 anni. Cioè nessuno chiede a un uomo a un certo punto di cantare il rock in giacca e cravatta, non si capisce perché Madonna dovrebbe smettere di cantarlo in shorts. Sempre da YouTube, Giovanna ti chiede, ti domandi mai se ti saresti interessata o avresti conosciuto a fondo il mondo del femminismo se fossi nata uomo ciso? Il privilegio ti avrebbe bloccata? Riesci a immaginarti intanto come uomo ciso? Io non Non ce la farei riesco a mai. immaginarmi come un uomo cis, neanche con tutto il genere del mondo. Anch'io. Però
Però ho conosciuto e conosco degli uomini cis che questo percorso sono stati capaci di farlo. E quindi vuol dire che qualcuno ce la fa. Sono pochi, infatti li proteggiamo come i panda giganti, però vuol dire che se tu ti rendi conto, prendi coscienza del privilegio, dirò una cosa forse antipatica su questo. Io credo che la lotta contro un privilegio sia legittimamente espressa sempre e soltanto da chi da quel privilegio è emarginato. Quindi quando un uomo prende coscienza, tutte le volte che mi sono messa dentro una battaglia LGBT, mi ci sono messa sapendo che non avevo subito quel pregiudizio addosso e che quindi il mio supporto poteva essere forte, motivato, ma collaterale. Cioè non potevo appropriarmi della marginalità che non avevo vissuto. Questa mi sembrava una cosa importante. Pur riconoscendo tutta la giustizia, io mi sono spesa per quelle cose. La stessa cosa vale l'uomo meglio intenzionato. Io adesso ho un carissimo amico che mi è sempre accanto nelle battaglie femministe, anche in rete, Io la cosa che amo di più di lui è la sua postura, cioè lui non pensa che di potersi intestare quella battaglia. Cioè è molto chiaro qual è la gerarchia della discriminazione, che non vuol dire io sono più discriminata di te, tu sei meno, non è quello. È che il modo migliore per combattere una battaglia che non ti appartiene nell'esperienza è sostenere il principio che sottende, ma sempre tenendo presente che quando si tratta di testimoniare, soltanto chi ha vissuto può dire. Lo dico anche da Bianca, perché da Bianca io ce l'ho un privilegio. Io ce l'ho un privilegio, non posso negare che quando io e Loredana Lipierini abbiamo scritto L'ho uccisa perché l'amavo, pretendendo di raccontare il fenomeno del femminicidio, anche lì siamo più o meno 8 anni fa, quasi 10 anni fa, ricevemmo durante la stesura di quel libro che stavamo pubblicando su Facebook per avere un maggior confronto possibile con tutta la comunità, ricevemmo una lettera di Isokè Aikiptani, che in quel momento era la presidente dell'associazione Le ragazze di Benin City, quindi si occupava di strappare le donne nigeriane alla tratta, ci scrisse e disse: molto bello il lavoro che state facendo, ma non ci rappresenta, perché voi quando parlate di donne morte per femminicidio in Italia pensate soltanto alle bianche, non pensate alle nere e non pensate, cioè la prima lezione di femminismo intersezionale me l'ha data sicuramente Isokè Aikiptani, perché mi ha costretto in quel momento a abbandonare il mio punto di vista per cercare di avvicinarmi anche solo leggermente al suo, perché è vero che eravamo entrambe donne, ma la mia discriminazione non era minimamente paragonabile alla sua, che era multistratificata perché era nera, perché era povera, perché era straniera, quindi aveva un vissuto di una complessità, di marginalità che io non potevo, con quale arroganza io dico sì, so cosa provi, ma come ti permetti, giustamente, mi avrebbe potuto dire. Ora, questa cosa qua la vivo anche nei confronti degli uomini molto ben intenzionati che vengono e dicono: ah, anch'io sono femminista. Sì, ok, senza dubbio. Il primo gesto per dimostrarmi il tuo femminismo è non affiancarti a me nel momento in cui facciamo, non appropriarti di un'esperienza di marginalità che non è la tua. Rispettala, riconoscila, ma non è la tua. Non so se in qualche modo hai già risposto ad Ale Re, io penso di sì, che dice come si può promuovere l'intersezionalità, perché dice se si parla di femministe omofobe e transfobiche, di maschi omosessuali misogini, come si può promuovere? Però secondo me hai già in qualche modo risposto. Chiedo ad Ale se è soddisfatto della risposta. Comunque, nel frattempo, Albalista dice: nel tuo spettacolo Istruzioni per diventare fascisti, tu ci fai fare un viaggio turbolento e provocatorio nell'ipotesi che la democrazia ci venga sottratta. Oggi la stiamo vivendo questa cosa, mi sembra, per difenderci. Sei stata un po' Cassandra in questa faccenda, aggiungo io, no? Rischiamo davvero, Sì. cioè, non lo so.
al riguardo io ho tristi presagi, tu? Il fatto è che sono da una settimana che sto raccogliendo e ripostando, rendendo pubbliche tutte le testimonianze di persone che hanno subito un abuso da parte delle forze dell'ordine con l'alibi, diciamo, del rispetto dei decreti Covid, anti-Covid. La situazione che stiamo vivendo adesso è una situazione veramente seria, perché noi per la prima volta ci ritroviamo ad aver perso di botto praticamente tutte le libertà costituzionali. Nello specifico, noi abbiamo perso la libertà di movimento, quella di assembramento, che è una parte essenziale della libertà politica, perché se non posso fare scioperi in piazza, non posso occupare, non posso fare, quella libertà lì non ce l'ho. La libertà, il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto di culto abbiamo perso. Abbiamo perso una parte del diritto di espressione e abbiamo perso anche una parte del diritto alla salute, perché nel momento in cui l'emergenza è Covid, tutto il resto deve aspettare. Quindi gli ospedali oggi sono divisi, lo sappiamo, in reparti Covid e reparti non Covid. Tutti i reparti sono stati azzerati. E questa cosa qui compromette di botto. In un mese noi ci siamo ritrovati senza nessuna delle nostre certezze democratiche. Lo abbiamo fatto volontariamente. Io, se me l'avessero detto 3 anni fa che ci saremmo trovati in questa situazione, io avrei detto: va bene, potrebbe succedere una cosa del genere nel caso di un attentato tipo quello sulla Rambla a Barcellona. E in quel caso, se ci fosse un Salvini al potere, invocherebbe i pieni poteri e per ragioni di sicurezza ci chiuderebbe tutti in casa e ci priverebbe delle libertà. Questo io avevo pensato. Nessuno era in grado di immaginare che una cosa del genere potesse avvenire per motivi sanitari. Ed è una cosa gravissima, perché se avviene per motivi politici, tu una resistenza la puoi organizzare. Ti senti con le persone di cui hai certezza ideologica e metti su un partigianato, diciamo, contemporaneo e lavori di resistenza. Ma quando quello che devi affrontare non è una posizione politica, ma è un'emergenza sanitaria, cioè da partigiano al responsabile untore, è un attimo. Per cui nel momento in cui tu dici: attenzione, però, il diritto alla salute non è contraddittorio rispetto al diritto di parola, al diritto di movimento, al diritto di... Cioè, organizziamoci perché tutti i diritti siano rispettati, non perché tutti i diritti ci siano tolti in nome di quello alla salute. E nel momento in cui tu dici questo, tantissime persone, me ne sto accorgendo, reagiscono dicendo: non dire questo, non raccontare queste storie degli abusi delle forze dell'ordine, perché diminuisci la fiducia delle popolazioni nelle forze dell'ordine, indebolisci la lotta al virus e soprattutto le forze dell'ordine sono fragili, le forze dell'ordine sono provate, sono deboli, sono stanche, non mettiamo alla prova la loro pazienza. Ora, la mia preoccupazione è che le forze dell'ordine mettano alla prova le nostre libertà, non che il popolo metta alla prova la pazienza delle forze dell'ordine. A me la pazienza delle forze dell'ordine non me ne frega assolutamente niente. Cioè, in questo momento il bene che noi dobbiamo tutelare è che in nome della salute pubblica non ci venga portato via tutto il resto. Dice: è una condizione emergenziale. Sì, quanto dura? Sappiamo già che il vaccino ce lo avremo a primavera prossima. Possiamo stare un anno senza diritti? Possiamo stare un anno a diritti intermittenti? Una generazione ce li avrà, l'altra non ce li avrà? Chi ha il lavoro ce l'avrà, chi dovrà studiare non ce l'avrà? Le donne non ce l'avranno, gli uomini invece sì? Cioè, questa cosa dobbiamo pensare. Attenzione, perché l'emergenza, una volta finita la questione sanitaria, sarà un'emergenza democratica, perché per molti mesi tante persone si sono abituate a pensare che vivere senza diritti era possibile. Ne usciremo tutti come dei sopravvissuti da qua. Anche su questo sono molto d'accordo. Ci state inondando di domande. Io penso che ne faremo altre 3 al massimo, perché poi liberiamo Michela, che veramente ci sta dedicando tantissimo tempo. Insomma, non vorremmo approfittare. È vero che non abbiamo mai l'occasione, quindi siamo qui come delle, no, sanguisughe. La minestra l'ho spenta, la mangerò dopo, quindi.
Ci sono, perché ci sono un paio di domande davvero molto interessanti. Una sulla riappropriazione del porno, cioè una forte presenza e visione femminile nella fase di produzione, chiede Giada, e fa riferimento ovviamente a Erika Lasta, Stambra e Nappi. Dovrebbe essere un obiettivo del femminismo delle nuove generazioni, in vista la massiccia presenza di Pornhub nell'adolescenza, ma sembra di stare andando nella direzione opposta, lei dice, cioè si va nella direzione del contegno e della protezione. Secondo te come mai? Cioè sulla pornografia, in effetti, ora non parliamo di quella femminista, è ancora più nicchia. È proprio di nicchia, l'abbiamo pure proprio di nicchia, esatto. Pure finanziato col crowdfunding, però è un'operazione proprio dichiaratamente politica per entrare nell'uso del porno che è quotidiano e masturbatorio, quindi nessuno vuole sentirsi fare la predica femminista, neanche per immagini talvolta. Il problema è un altro. Ed è un problema anche qui intersezionale, nel senso che non c'è soltanto... Allora, provo a rispondere brevemente, perché io da più di 10 anni sto studiando un'antropologia pornografica, partendo da un'intuizione che con Chiara Valerio molti anni fa ci ha attraversate, proprio su una riflessione sul porno, in cui... affrontavamo il tema delle cosiddette devianze sessuali, dove per devianza sessuale si intendono in genere i feticismi, le pratiche BDSM, insomma tutto quello che non è considerato vanilla sex, ecco. E il dato da cui partivamo era questo. Io ricordo di aver iniziato la discussione perché avevo visto su un tabloid inglese la notizia sconvolgente del patron della Formula 1, Mosley, che era stato paparazzato e poi messo in vergogna sul giornale perché faceva un gioco erotico con due donne. E in questo gioco erotico lui era vestito da internato di Auschwitz e le due donne erano vestite da SS. E la cosa che mi aveva colpito maggiormente, a parte la scena in sé, non riuscivo a capire come il dramma peggiore, come Thanatos nella sua forma peggiore potesse entrare nell'immaginario sessuale, che invece per me era totalmente vitale, come le due cose stessero insieme. Ma la cosa interessante era che Mosley aveva avuto un nonno e un padre nazisti e filonazisti. E questa cosa qua mi aveva portato a interrogarmi dicendo: un uomo che ha questo portato genealogico e che decide di ribaltare i ruoli nel sesso mi sta dicendo una cosa che non ha a che fare col sesso. Mi sta dicendo che il sesso è, nelle cosiddette devianze, potrebbe essere un modo per gestire la cattiva coscienza, in quel caso personale ma anche sociale, perché il nazismo non era un fatto individuale, il nazismo era un fatto collettivo. E da quello spunto iniziai a fare delle ricerche, spostandomi per area geografica, per capire se le fantasie sessuali variassero col variare delle culture. Ne è venuta fuori una mappa, ogni anno quando arrivano i dati di Pornhub e di YouPorn, è una valanga di dati che va lavorata per mesi e mesi. Le parole più cercate in un paese non sono le parole più cercate in un altro paese. Le pratiche più cercate in un certo paese non sono le stesse cercate in un altro. E ci sono delle devianze che sono proprie di una cultura e devianze che sono proprie e in modo esclusivo solo di un'altra. E analizzarle e trovare i corrispettivi culturali è un lavoro appassionante. Quindi tu lì capisci che il sesso è uno spazio di gestione delle paure sociali, essenzialmente. Cioè, se quello che temo io riesco a torcerlo e trasformarlo in qualcosa che desidero, vuol dire che quello che temo diventa anche qualcosa che posso controllare, perché il desiderio, a differenza della paura, può essere soddisfatto. Se uno si approccia al sesso in questo modo,
Certo, qualcuno dice il BDSM deve tanto alla cultura di repressione cattolica. Certo, esiste una pratica, per esempio, inglese, non entro nel discorso cattolico perché quello siamo tutti maestri, però esiste una pratica tipicamente inglese che in italiano si chiama algolagnia, detta anche malus itonensis, cioè la malattia di Eton, che prevede come pratica sessuale il bacchettamento delle estremità, delle dita, delle mani e dei piedi. Qualcuno cita giustamente Salò, di Pasolini, è proprio così. Allora, queste bacchettate si rifanno alle punizioni corporali dei collegi e delle università inglesi. Tra l'altro sono maschili, quindi stiamo parlando di un ambito anche bromance, per non dire appunto direttamente omosessuale. Una cosa del genere, come fa a diventare sesso? Addirittura come fa a sostituire il rapporto sessuale? Cioè, molte di queste trasformazioni non prevedono l'accoppiamento fisico naturale, penetrativo o non penetrativo, non prevedono il raggiungimento del piacere secondo il modo più istintivo, lo sublimano, lo culturalizzano in modo talmente radicale che quello che viene fuori alla fine è un gioco di ruolo, dove la parte sociale gioca davvero un grande peso. Ecco, credo che quando ragioniamo di porno, dobbiamo chiederci: il porno che vedono a 14, a 15, a 16 anni, che tipo di coscienza sociale costruisce? Cosa cercano? Io vorrei sapere cosa cercano gli adolescenti, cioè per fasce d'età, perché sono curiosa di capire quale paura stanno andando a sedare nel momento in cui fanno una ricerca su Pornhub. Sapete che dopo le grandi catastrofi, mondiali c'è sempre un picco, no? Di ricerca su Pornhub, su YouPorn dopo l'11 settembre, ma anche dopo i terremoti, dopo gli tsunami, cioè si fa proprio Pornhub comunica questi dati, è una meraviglia perché quando puoi analizzare questi dati capisci perché uno dovrebbe andare dopo uno scampato tsunami a farsi una sega su Pornhub, cioè qual è il motore? Tu dici è la vita che vuole riprendersi lo spazio. Sì, ok, ma cosa cerca in quel momento? Qual è la chiave di ricerca? Quale video va a cercare? Per me trovare quella parola è fondamentale, perché mi dice anche qual è la paura che quella persona sta cercando di placare. Quando parliamo di porno, dobbiamo parlare non solo di desiderio, ma secondo me anche di come il desiderio può salvarci dalla paura. E quando lo usiamo, quando lo guardiamo, ma anche quando immaginiamo quello che vorremmo. Dice, che paura placano i Vanilla? Nessuna, da questo punto di vista nessuna. O forse sono gente senza fantasia, non lo so, però in generale senza fantasia oscura, voglio dire, non hanno alcuna coscienza, cattiva coscienza da placare. Ciascuno di noi sa anche quando pratica Vanilla Sex, nella sua testa cosa succede. Non è detto che quello che stai facendo e quello che stai pensando corrispondano, quindi in realtà credo che valga quello che pensi in quei casi lì. Che meraviglia, stiamo volando altissimo. Io non vorrei rubarti altro tempo, ti dico la verità, perché ti abbiamo praticamente quasi trattenuta per No, quasi no, 2 ore. è stato un piacere, ma anch'io avrei salutato a breve perché è l'ora in cui faccio il collegamento con mio figlio che sta in America. Immagino, Hai ragione. immagino. Io davvero non so come ringraziarvi tutte, tutti e tutto, perché ci sono un sacco di domande che io nel frattempo scaricherò e avrò cura magari di girare alcune delle quali, perché sono veramente molto interessanti. Però il tempo purtroppo è tiranno e poi appunto davvero Michela sei stata molto preziosa, molto utile per la nostra crescita. E credo di interpretare il pensiero di tutte, di tutti e di tutto. Avevamo un gran bisogno di questo confronto, che appunto è stato ampio, ha toccato tantissimi temi e ha volato molto alto, a mio parere, insomma. Grazie a voi perché il clima era quello dell'ascolto e vedo i messaggi. Grazie molte a tutti quanti, davvero a tutte quante. E quindi, insomma, speriamo di poterci rincontrare presto, magari anche dal vivo, per poterci anche abbracciare finalmente. Però, insomma, intanto già questa è stata un'occasione di crescita preziosissima. Bene. Ringrazio davvero di nuovo Michela e anche tutte le persone che ci hanno seguito su YouTube, oltre a quelle che sono in questa stanza.
Grazie mille, Michela. Prestissimo, Ciao prestissimo. Natascia, grazie, ciao a Ciao. tutti.